Se avete l'esigenza di dover potare alberi da frutto, ulivi o semplicemente tagliare tronchetti fino a un diametro di 8 cm, guardate questo video perché vi presento un potatore molto interessante, batterie a litio, ce ne sono due in dotazione, qualità costruttiva molto buona, standard elevati e ve ne parlo nello specifico dopo la sigla. Rieccoci sul canale, la Brumar mi ha gentilmente inviato in test questo potatore a batteria. È marchiata Attila, ricordo che Attila è una loro linea di produzione, anche se è stato costruito in Cina, ma il progetto è stato supervisionato dall'azienda italiana che è la Brumar. È molto interessante come potatore, lo guardiamo insieme. Intanto arriva con una valigetta che è comoda nel trasporto, ma a noi interessa il contenuto. Io ho già avuto esperienza con un potatore a batteria, una mini motosega, ovviamente arrivava dalla Cina, mi era stata proposta in test da AliExpress, avevo espresso dei giudizi positivi e negativi, soprattutto per quanto riguardava la durata della batteria e i blocchi durante il funzionamento dovuti appunto dalla batteria che tendeva a scaricarsi e dal surriscaldamento della catena. Questi due aspetti ancora non li so, non li conosco. Lo proviamo insieme appena smette di piovere, nel frattempo ve ne parlo, vi mostro le caratteristiche tecniche principali e le mie prime impressioni sul prodotto. Poi lo proviamo all'aperto. Vediamo innanzitutto cosa contiene la confezione, dopodiché passiamo al peso con e senza batteria, che è un aspetto che mi interessa molto. Vediamo il montaggio della catena, la lubrificazione della catena, che è un parametro molto interessante per questo genere di utensili. Arriva così, viene chiamato pruner, è ovviamente un potatore. Arriva già con la catena montata. Due batterie a litio da 2 A cada una, 12 V 2 A, carica batterie, libretto di istruzioni in italiano, anche questo è stato realizzato ex novo, non è stato tradotto, e questo l'ho apprezzato molto perché è scritto in un italiano leggibile, a volte arrivano certi strafalcioni che non ci si capisce niente, e abbiamo la pompetta vuota del lubrificatore. Mi è stato fornito, giusto per fare un primo avviamento e i test, anche questo ProClean, è specifico per tutto ciò che riguarda le lame in movimento, quindi vedete proprio per i potatori, i tagliasiepi e quant'altro. Questo ha la triplice funzione di sgrassare, proteggere e preservare dalla ruggine. Quindi si può utilizzare sia prima che dobbiamo farla questa operazione per lubrificare la catena prima di partire, dopo per pulire e poi per preservare se non lo utilizziamo per un po' di tempo. Passiamo al peso, questo è un aspetto fondamentale per questo genere di utensili, secondo me. Allora, pruner senza batteria, 720 grammi. Con la batteria 910 grammi. Siamo sotto al chilo e devo essere sincero, è molto molto leggero, è molto maneggevole. È anche molto ben bilanciato. Il peso si concentra soprattutto qui nella parte del motore. Questa mia impressione ve la confermerò o meno quando poi lo utilizzerò. Dal momento che adesso vi devo parlare delle caratteristiche tecniche e della catena, come prescrive il produttore, e vi consiglio di farlo perché ci si fa male, è meglio togliere la batteria. E detto questo, arriviamo alle caratteristiche tecniche principali. Allora, tensione 12 volt, 4000 giri al minuto, 4,8 metri al secondo è la velocità della catena. La barra ha una lunghezza di 112 mm e può tagliare tronchetti fino a 8 cm. La catena a passo 0,2 pollici, 5,08 mm, 28 maglie. Tempo di ricarica della batteria da completamente vuota va da 1 ora a 80 minuti, quindi da 60 a 80 minuti. Ogni batteria permette di lavorare secondo il manuale di istruzioni. Ovviamente, questo è un dato che dovete prendere con le pinze perché ci sono talmente tante variabili come ad esempio la durezza del legno, l'assiduità di taglio, insomma parlano circa mezz'ora di utilizzo continuo per ogni batteria. Presumendo, ma questa è una mia idea, di non tagliare assiduamente, continuamente per 1 ora, insomma diciamo che mentre si lavora con una si mette sotto carica l'altra e si dovrebbe riuscire così a lavorare per tutto il giorno alternando le batterie una volta ogni mezz'ora, 40 minuti, un'oretta al massimo, insomma. In questo caso spero di ripetere quel genere di test in modo tale da portarla al limite e farvi valutare poi se fa al caso vostro o meno. A me piace fargli così i test. Ultima cosa, motore brushless e senza spazzole, e questo permette di non fare manutenzione nel dover cambiare le spazzole ogni tot, quindi ha una durata maggiore. Arriviamo alla catena, arriva già montata come vi dicevo. Ora qui abbiamo il comando per regolare la tensione della catena. Io prima l'ho provata, ecco, il produttore prescrive di poter muoverla di 3-4 mm
nella parte centrale, come in questo caso qui. Quindi questa è ben regolata. Ovviamente, essendo nuova, utilizzandola con i primi utilizzi tenderà a perdere la regolazione della tensione. In quel caso bisogna farla raffreddare, dopodiché si regola nuovamente. Per regolarla è semplice: qui abbiamo la vite che blocca tutta la plastica, che blocca a sua volta la catena e si svita, mentre questo sotto è il registro di regolazione, ecco qua, vedete? Mentre muovendolo in senso orario, ecco, vedete che si avvita e si stringe. Se dobbiamo togliere, ovviamente, smontiamo il tutto. Questo è come si presenta il pignone del motore, la catena e la barra. È come una motosega, né più né meno, ovviamente in piccolo, ovviamente a batteria. Qui sotto abbiamo il disegno di come deve essere montata la catena. Adesso tolgo tutto e vi faccio vedere. C'è la maglia disegnata, spero che si veda, e quindi non ci si può sbagliare. In caso ci si dovesse sbagliare comunque non succede nulla, semplicemente l'attrezzo non taglia, ci si rende conto che si è montato al contrario, si svita e si rimonta il tutto. Adesso arriviamo alla lubrificazione per il primo utilizzo. Si può utilizzare la pompetta in dotazione, si riempie un po' di olio tecnico, olio per catene, e si lubrifica sia il pignone che la lama su vari punti. Mi raccomando, sempre senza batteria, io tendo a ripeterlo perché ci si fa male con un attrezzo del genere se non si usano con la testa. In questo caso, avendo il BMX, utilizzo questo semplicemente, asciugo ciò che è in eccesso, giusto per non imbrattare il tutto, e a questo punto possiamo rimontare. Vi mostro soltanto il meccanismo che comanda la regolazione della catena. Vedete, questa manopola rossa ha un eccentrico. Questo pignone qui va a comandare la tensione della barra direttamente su questo punto, quindi si infila lì dentro e da lì poi comanderà il tutto. Intanto però la catena va infilata dentro la barra, altrimenti poi non entra. Perfetto. Ecco, per rimontare il coperchio bisogna solo fare attenzione che la catena non fuoriesca dalla lama, altrimenti non si riesce a montare. Si avvita appena appena, si fa la tensione con quello rosso, girerà insieme a quello nero ma è uguale. Ecco, così vedete, cominciamo a fare la tensione, troppo tirata, torniamo un pelo indietro. Attenzione perché è molto sensibile, eh? Ecco qui. Adesso siamo riusciti a fare la tensione, vedete, mi muovo di 3-4 mm. Vi ricordo che dopo l'utilizzo bisogna rifarla, una volta che si è raffreddata. Ok, una asciugata alle mani, mettiamo la batteria e vediamo come funziona. È la prima accensione che faccio, la faccio con voi. Qui abbiamo la sicura, senza premere la sicura, col pollice, il grilletto, ovvero il pulsante d'accensione, non va. Quello che mi è piaciuto di questo potatore è che è adatto anche ai mancini, perché, ecco qui, abbiamo lo stesso pulsante, lo stesso comando dall'altra parte. Io adesso lo impugno con la sinistra, col pollice schiaccio, ritorno a destra. Quando si utilizzano questi utensili, mi raccomando, occhiali, non dimenticate mai di mettere gli occhiali perché quando volano le schegge fanno veramente male. A pari di qualunque motosega, la catena ogni tot di ore, o in base all'utilizzo e all'usura, va affilata. Lo potete far fare da un professionista. Ci sono anche dei kit, li trovate su Amazon, con delle lime specifiche per passare tra i denti e quindi per affilarla. Ci sono dei kit, vi lascio qui in sovraimpressione, elettrici con una lama con una giusta inclinazione per poterla affilare. Comunque, se non siete pratici, la portate da un tecnico, ne comprate una di ricambio e questa la fate affilare, quindi ne avete due e potete lavorare a lungo. Solo due parole su carica batterie: non ci sono pulsanti, non c'è nulla. Due LED verde e rosso. Quando si infila la batteria, che tra l'altro ha un verso, non ci si può sbagliare, al contrario non entra, quindi entra solo da una parte, si accende il LED rosso, non in questo caso perché è carica, e parte il ciclo di carica. Quando si accenderà quello verde, ovviamente vorrà dire che la batteria è carica. Ultima cosa, il produttore raccomanda di far riposare la batteria per 15 minuti nel momento in cui la carica è terminata, per farla raffreddare. Queste batterie a litio hanno circa 500 cicli di carica e scarica. Dopodiché diminuisce leggermente la capacità, si scaricheranno un pochino prima, ma continueranno a funzionare. Quindi sulle istruzioni, se acquistate questo potatore, mi raccomando, c'è tutta una sezione dedicata alla manutenzione della batteria per allungarne la vita operativa. Ho parlato pure troppo, andiamo fuori a provarla e vediamo un po' come funziona. Fatto un po' di pulizia, andiamo avanti. Adesso il diametro 53 mm circa, adesso dipende, 56, insomma, dai, siamo a 5,5 cm. È molto leggero, è molto maneggevole, molto ben bilanciato.
Io vado avanti e voglio vedere quando si scarica la batteria. Ultima cosa, ne approfitto a farla riposare un secondo. Mi raccomando, attenzione alle mani, come vi dissi nell'altro video, non mettetela proprio vicino al taglio perché ci si fa male, questa è una motosega a tutti gli effetti. E occhiali, soprattutto gli occhiali mantenuti per le schegge, volano molto, eh. Intorno ai 50 mm, 5 cm, secondo me è la dimensione ottimale, non sforza, è veloce. Ovviamente io sto parlando di un legno secco e di un legno molto tenero, se fosse ulivo sarebbe diverso. Quindi quando si legge l'autonomia di 30 minuti, di 15 minuti, di un'ora, tutto variabile, un conto è tagliare l'ailanto, un conto è tagliare l'ulivo. Avete visto che non si è più bloccato? Mi si è bloccato prima quando il diametro era intorno ai 70 mm, lì sforzavo un po'. Piccola nota, nel frattempo lo lubrifico ancora. Il produttore ovviamente consiglia di non tagliare qui in punta per evitare i colpi di ritorno. E infatti, se voi guardate, vedete questa parte un pochino più sporgente, il ramo andrebbe appoggiato qui e tagliato con questa parte qua. Ovviamente adesso il diametro inizia a diminuire, ma vi devo dire che cominciano a piacermi davvero. La tensione, vedete, è leggermente calata, è ancora secondo me buona. Adesso aspetto un attimino qualche taglio e dopo lo regolo. Bene, si è fermato. Faccio riposare un secondo, do un po' di olio e vediamo come va. Bene, credo che siamo arrivati al limite della batteria, perché l'ho fatta riposare adesso qualche minuto. Volevo solo vedere l'indicatore, se me lo segnala. Allora, sono entrato qui al buio perché all'aperto non si vedeva. Adesso vi mostro una cosa, guardate. Ecco, vedete? Ora al buio si vede il LED che diventa rosso. Prima erano tutti e tre verdi con la batteria carica. L'unico difetto che ha è che la luce del sole si vede poco, ecco, però al buio si vede benissimo. Arrivati a questo punto, vediamo quanti tagli abbiamo fatto e poi tiriamo le somme. Che profumo di legno tagliato, ragazzi. Contiamo alla buona, eh. 1, 2. Voilà, 85 tagli. Abbiamo fatto molto più di quello che abbiamo fatto con l'altro potatore. Molto, molto di più, molto più velocemente. Quello si bloccava un pochino più spesso. Si vede che la protezione sulla temperatura era un pochino più sensibile. Questo è andato avanti, a parte i rami da 70 dove si è fermato un paio di volte. Ma con quelli da 50 a scendere è stato inarrestabile. Si è fermato ovviamente dopo l'85esimo taglio. Adesso taglio più, taglio meno. Quando la batteria ha cominciato a dare segni di stanchezza. 85 tagli quanti sono? Io sono andato veloce, tra un taglio e l'altro non mi fermavo, non la spegnevo. Mi sono fermato solo qualche volta per oliare la lama, come giusto che sia, per oliare la catena. Ma il mio test è indicativo perché, come vi dicevo, legno secco, diametri variabili, tagli in sequenza, come se avessi tenuto acceso praticamente il potatore per tutti questi minuti. E non è così che si utilizza. Si utilizzano per 3, 4, 5 tagli, un taglio, ci si ferma, si mette a posto, si continua a tagliare. Insomma, è talmente variabile come cosa che secondo me i 30 minuti continui di lavoro potrebbero essere reali. Quindi, avendo due batterie, caricandone una in 40-45 minuti, un'ora al massimo, partendo da zero, ecco, diciamo che ci si può avvicinare a lavorare in modo continuo per tutto il giorno, alternando la carica delle due batterie. Cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto il peso, molto ben bilanciato e non faticante. Io, come ben sapete, se mi seguite da un po', sapete che ho un problema al polso, quindi io certe cose non le posso fare, purtroppo. Pesi grossi non li posso maneggiare. Questa non mi ha dato grossi problemi, l'ho potuta utilizzare senza alcun tipo di dolore e il feedback che ho avuto è stato quello di una buona macchina, un buon utensile. Mi è piaciuto molto il fatto che possa essere utilizzato anche dai mancini.
Mi è piaciuto molto la possibilità di poterla regolare senza attrezzi, senza utensili. Quando si lavora non si hanno queste cose a portata di mano. L'indicatore forse poteva essere un pochino più luminoso, ecco, questo è una cosa che si potrebbe migliorare, però una volta che comincia a fermarsi, insomma, ci mettiamo al buio, la vediamo e si capisce benissimo che la batteria è finita. Motore brushless senza spazzole, quindi non abbiamo quel tipo di manutenzione da fare, questa va avanti per un bel po'. Vi ricordo che ci sono i ricambi disponibili. Attila è un marchio italiano, è un marchio di Brumar, è costruita in Cina ma su progetto italiano. Quindi le plastiche sono fatte in un certo modo, non ci sono scricchiolii, la batteria è leggerissima e soprattutto si trovano i ricambi, e questo è importante perché altrimenti ogni 2-3 anni dobbiamo buttare via tutto. Costo, vi scrivo qui in sovrimpressione quanto la trovate online, e secondo me è un prezzo più che onesto per questa, avendo due batterie e avendo visto come lavora, secondo me è una buona macchina. Bene, ringrazio Brumar per avermela mandata in test, ringrazio voi per aver visto il video fino a questo punto, lasciate un like, iscrivetevi, se volete che io testi qualcosa di particolare fatemelo sapere. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.